Alemanno Letta Petrucci, in comune un nome Gianni e un obiettivo le Olimpiadi del 2020. In settimana i tre, già visti insieme in occasione della premiazione del Circolo Canottieri Aniene, si incontreranno. Ci sono da definire dettagli e nomine, in primis quella del presidente del comitato promotore. Da tempo è noto come il sindaco alemanno abbia fatto una corte sistematica al sottosegretario della presidenza del Consiglio, Gianni Letta. La risposta arriverà a breve, promettono i diretti interessati. E novità a breve entro il 22-23 febbraio, quando abbiamo l'estate generale della città di Roma. Intanto, e questo è un dato di fatto, Roma non corre certo da sola. La concorrenza per accaparrarsi le Olimpiadi del 2020 è spietata. La più temuta avversaria è Tokyo e a dirlo non è una personalità qualsiasi, ma direttamente il vicepresidente del CIO, Mario Pescante. Qui si parla poco di una candidatura molto pericolosa, quella di Tokyo. Tokyo era presentato in dossier per le altre Olimpiadi ed era sicuramente uno dei dossier migliori. Io personalmente ero stato incaricato, tra l'altro come CIO, di esaminare il dossier di Tokyo, oltre a quello di Madrid, ed è un dossier fatto molto bene. Cioè, loro sono già pronti e lì consenso, sistema Giappone, finanziamenti, impianti, e lì è tutto a posto. Quindi intanto partiamo da questa presa d'atto. Il secondo passo sarà una mozione parlamentare preceduta, come ha detto Alemanno, insistito molto, da un rapporto di fattibilità economica e finanziaria. Non si possono chiedere sacrifici al paese se non ci sono degli aspetti, come dire, dei benefici in ordine di PIL, di turismo, di lavoro, di eccetera. Beh, insomma, bisogna spiegarli bene, ma questi benefici ci sono.